Kim Kong, come sono messo di Minecraft, ragazzi, siamo in una nuova serie, una serie che se tutto va bene ci porterà compagnia per l'estate, ipotizzo, quando tornerò dalle vacanze. Questa è una visualizzazione che sto facendo prima di partire, quindi ragazzi, se commentate io vedrò i commenti e potrò fare delle migliorie soltanto quando torno alle vacanze, quindi il 6, 7, 8 agosto, una roba del genere. Ragazzi, siamo nella Diopolis, bella lì. Allora, dove siamo? Siamo in un cubo di vetro a due stanze, due piani, di cui abbiamo, vabbè, abbiamo acqua. Sopra dovrebbe essere non acqua, c'è la Ultimine, almeno è più facile fare le cose, e dovrebbe esserci la mod dello scurettamento, esattamente. Allora, ragazzi, questa qua è una serie survival sim in cui siamo in questa bolla di vetro e dobbiamo sopravvivere e fare le quest. Il pacchetto ha le quest, bello il pacchetto con le quest. E boh, io sto iniziando a tirare pugni con albero, come direbbe qualcuno, perché vuoi iniziare ogni, diciamo, Team in Skyblock tirando pugni? No, non si può. Quindi tiriamo altri pugnettini. Ok, abbiamo preso un po' di schifezze. E ragazzi, andiamo a aprire il questbook. Allora, il questbook ti dice un po' di cosine. Tutto ti danno questi C-Bucks, che sono tipo delle monete per altro. Welcome to the Seapolis. Seapolis. Vabbè. Mi dice, leggi le quest per andare avanti. Ci sono le quest che devi uccidere. Ci sono le CC per dare delle reward speciali. C'è l'Ore Scavetto, Ultimine, come chiamate. Vabbè, le quest ti fanno avanti. Alcune quest sono dipendenti da altre, quindi bisogna stare attenti. I Z-Bucks possono essere usati per comprare gli items, va bene. La mappa, basta pigiare J per vedere la mappa. I capitoli sono divisi a seconda delle mod, ipotizzo. E abbiamo due blocchi sopra il livello del mare in cui è safe. Tutto ciò che sta al di sopra è tossico, l'area è tossica. Quindi abbiamo completato questo, ci prendiamo le nostre belle reward. E ragazzi, guardate qua il pacchetto, quante cavolo di questa, una marea. Allora, andiamo su Starting Up. Oaklog preso, Sapling preso, Apple preso. Vuole il Drift, Woodlog e le Planks. Le Planks non ci vuole niente, ragazzi, basta fare così. Prendiamo, oh, insomma, stack di planks massi. Così le planks sono fatte. Il Dudlocks, se non mi ricordo male, è o questo qua buttato in acqua. Però magari no, prendilo, ok. Oppure è questo qua buttato in acqua. Non mi ricordo. Ok, Driftlog Wood. Va bene. Andiamo a vedere un secondo le questioline qua ci dicono. Ah, dobbiamo fare tutte e due. Ok, prendiamoci le reward. Crafting table. Vabbè, ovviamente. Allora, direi che andiamo qua sopra e se non mi ricordo male, dovrebbe esserci la Tinker. Bella Tinker, la mia amata Tinker. Quindi facciamo così. Prendiamo gli stick. Esatto, c'è la Tinker. Ci facciamo subitissimo la crafting station della Tinker, la mettiamo magari qua e vediamo un po' cosa posso fare. Ah, di certo devo fare una chest perché mi servirà. E con allora facciamo la Tinker Station, poi il Park Builder, questa qui che poi mi servono altri stick, quindi prendiamoci un altro po' di stickettini, quindi la Park Chest. La parte c'è, si chiama, e dovrei aver fatto tutto, penso. La crafting station, ci sarebbe la Tinker Chest, che però non la voglio. Allora, Tinker Station, part builder, mettiamo la parte chest qui e poi ci facciamo due chest normali in cui potremo smanacciare le nostre cose. Quindi uno e uno due. Ok, trasformiamo in ceste normali che mi piacciono di più e ragazzi dobbiamo aver fatto le cose della Tinker anche. Io so che la Tinker sarà, eccola qua più avanti, però che me frega. Basic wooden bla 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 e poi stone. Quindi iniziamo a farci per iniziare
Senza premio aggettivo, mettimi qua, ragazzi. Ci facciamo il piccone, che vuole il piccone, e lo grattiamo qua dentro. Quindi zan zan zan. Almeno abbiamo anche il nostro bel piccioncino. Io mi farei anche un'ascia, però aspetto. Aspetto che secondo me, potremmo fare. Scusatemi se è cresciuto un albero in questo istante. Ok, potremmo fare altre cosine. Andiamo avanti. Allora, qui vuole questo e questo qua vuole questo. Ok, torniamo su Standing Up. Allora, ci sono un po' di volte che già conosciamo, altre non le conosco minimamente. Quindi, ragazzi, io vado un po' a sensazione. Facciamoci il Wooden Shears. Come si fanno i Wooden Shears? Non lo so. Shear, 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 shear. Queste qua si fanno col Wooden coso, si fanno con le Driftwood. Quindi devo buttare un po' di legno, andiamo a fare il legno. Ok, via giù così. Facciamo questo, lo recuperiamo immediatamente e andiamo qua. Mamma mia, ragazzi, incredibile! Allora, 1, 2, 3, 4, facciamo 2. Che dite, facciamo 2? Ma sì, facciamo 2. Facciamoci un altro po' di secchettini. E facciamoci due di queste. Con due di queste posso prendere le foglie. Le foglie che mi serviranno, penso. Io sto andando a memoria con gli altri pacchetti che ho già giocato, perché io intanto mi diverto a giocare pacchetti anche da solo. Ragazzi, mi piace Minecraft, quindi gioco anche da solo pacchetti. Queste qua mi serviranno, penso, per fare le vines. Ah sì? Non mi ricordo se sono le vines. Guarda, andiamo a leggere il coso. Wooden Shears, Oak Leaves e Vines. Ah, ok. Ma le vines, come mi servono le vines? Le vines mi servono per fare questo. Però io vorrei le stringhe. Le stringhe. Ah, ragazzi, le stringhe lo so già. Allora, questa è una vecchia, diciamo, ripresa, esattamente, in cui c'è l'Ex Nilo. Facendo così mi danno. Mi danno i silkworm buttati qua sopra dovrebbero creare a memoria. Si può velocizzare un po' il tutto? No, posso mangiare un silkworm? No, che sì, mangiamo la mela che forse dovrebbero piano piano trasformarsi e diventare io. Vabbè, infatti, vedo un po'. Allora, Woodcrock. Le ball, vabbè, le ball, ragazzi, che ci vuole? Le ball, se non mi ricordo male, sono una roba del genere, no? Oh yeah! Come si riempiranno queste? Si riempiranno ancora buttandole? Secondo me si riempiono così. Ok, le ball ce l'abbiamo. Le ball a cosa serviranno? Serviranno a bere. Le ball can be used to make balls of water, ma guarda. Drinking. Ah, mi danno 25 di respirazione. Bello, bello. Allora, le stringhe le vuole. C'è il crafting on a stick. Ho visto crafting on a stick. On a stake. Dov'è crafting on a stick? Crafting. Handle crafting si chiama. Pensavo fosse crafting on a stick, invece no. E dovrebbe farsi così. Bello. Ma che bello il crafting on a stick. Così possono anche io craftare. Perfettissimo. Ah, stringhe, va bene. Allora, per non c'è stringhe. Un po' di stringhe me ne ha date, direi. Ripiantiamo un altro alberello. Direi di piantare un altro alberello. Vai così. E lo infestiamo di nuovo. Si muova. Magari, ti parlo un po' più grossa. Ma io qua come sono? Scusatemi. Sto volando! Cosa sono? Vabbè, questo mi mancava, ragazzi. Comunque, con le stringhe, io mi direi che prima cosa da fare, ci facciamo un letto. Che secondo me schifo non fa. Anche perché non so se mi serve il letto, però che me frega. Il letto lo mettiamo qui. E olì! Sweet dreams! Una delle poche mod che ho installato di mia spontanea volontà è la Simple Home. Quindi, se io facessi tipo Home, magari facciamola tua. Ok,
Se io adesso clicco bottoncino speciale che dovrebbe essere home, bello, bello, vado direttamente a casa. Il che mi servirà se devo spostarmi velocemente o non ci voglio fare parkour o non so, per X motivi potrebbe servirmi. Velocemente facciamo questo, prendiamo ancora un po' di Silkworm, buttiamo tutto e andiamo a vedere le quest. Ragazzi, comunque le prime parti vado per benissimo. Fishing Road, vabbè, Fishing Road a memoria si fa così. Oh yeah. E posso andare qui a pescare? Oh, ho finito come il primo coso del quest. Bello, vediamo un po' se pesco qualcosa. Pesca! 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 Questo secondo me comunque sarà un pack abbastanza grindoso, ragazzi. Quindi farò un bel po' di off camera e se vi va lo porto in live. Però ragazzi, sappiate che live si grinda, fa power pack. Se no lo fanno off camera, che vabbè, io mi diverto, però. Dai, pesca. Ti prego, un pescino. Dai, un solo pesce. Dai! Se non lo tiro 15 secondi, lo faccio un'altra volta. Sono prestato. Dai! 5, 4, 3, 2, 1. Vabbè, va, mi sono preso. Guardate, oh, tac, easy, easy. Allora, andiamo avanti, dai, vediamo un po' cosa ci dice il questbook. Questo qua l'ho fatto, bello. Wooden Tech, mi dice, come fa a fare un wooden hopper? Vabbè, facciamoci un wooden hopper, che come faccio? Però per wooden hopper si fa con una chest, fattibile, direi, quindi... Facciamo un po' di planks e quasi quasi io conoscendomi ne farei un paio di più, ne farei almeno due. Ho detto almeno due, ragazzi, almeno due, facciamo due. Ok, due budenopper li abbiamo. Poi qua mi dice ah, il budenopper va di coppia, grazie a capo. Mi dice fare oh lock barrel lo assieve, va bene, va bene, va bene. Barrel, barrellino, barrellino si fa con una cosa, quindi devo fare le slab e poi vediamo se mi ricordo come si fa. Zan, zan, zan. Perfetto, abbiamo il barrellone. Il barrellone lo mettiamo qui. Ah, salute, Brix! La muerte. Poi il sieve, il sieve. Il sieve, come si fa? Il sieve. Si fa con tre di questi? Bene, facciamo tutti, dai, che lo dico, assieme. Uno, grazie mille, poi mi servono le vine, se non mi ricordo male. Ho visto prima che per fare la mesh mi servono le vine, mi servono 5, quindi facciamone un'altra, ok, facciamo R e facciamoci anche la string mesh, così mettiamo questo qua e questo qua. Come posso smettere qua sopra? Boh, no. Andiamo a leggere il libro, facciamo prima. Allora, questo, mi fa i sapling. Come i sapling? Sapling. Quindi mi serve dort. Va bene, non è un problema. Allora, io direi che possiamo usare le foglie, che è un buon metodo per farlo. Io spero che diventi dirt e non acqua, però a guardare direi che diventa dirt. Fa così con l'animazione, però. E poi questo qua, facendo così, holy, mi danno un po' di schifezzine. Allora, mettiamo questo qua qui, poi prendiamo... Ah, qua è un granito. Non è quello che volevo. Non lo so, vediamo. You can leave. Ah, no, leaves. Ma che stupido. Leaves. Sì, certo. Vabbè, leaves. Andiamo a cacciare le leaves. Oh, vedete che stanno arrivando. Me ne servono 4 o 5 diversi, più o meno. Nel frattempo io qua continuo a farlo. Zon, 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 zon. Qua mettiamo via. Almeno se arrivano nuovi
bello, un altro nuovo, fai così, qua prendilo, carica. Intanto faccio un po' di dirt che secondo me ci servirà, molto probabilmente. Scusate, ma che probabilità c'è che escano queste cose? Molto bassa. Ne dati altre, ok. Vediamo un pochetto, allora. Jungle. Spruce. Acacia e dirt. Li ho fatti tutti? Mi manca il birch, ovviamente no. Va bene. Adesso lo trovo il birch. Birch? Che fortuna. Birch, ok. E io direi che è meglio se mi libero un po' l'inventario. Quindi via. Dove sono? Ah, i sabbia sono qua. Via questo. C'è una mosca nel frattempo. Via questo. Questo, io ci metto via un po' di cose a caso, ma no, questi qua li voglio, questi due li via, questi qua teniamoli, ma ci sono via, non mi fa niente, l'ultimo per questo lo lascio lì, mangiamoci uno di questi, ragazzi, non so. Acchiappo. Prendo, ti spacco la faccia. Vabbè, a parte questo piccolo dettaglio tecnico, che adesso io stacco la registrazione e mi copro e ti ammazzo di botte, zio. Fischietta. Maria, ti ammazzo di botte. Maria, ti ammazzo di botte. Ragazzi, un secondo. Niente, raga, non riesco a trovarla. Ho provato a ammazzarla, ma boh, compare, sta infame. Ho qua un pezzo, un tovagliolo, se. Se viene fuori, bam, gli spacco la faccia, ragazzi. Ma lasciamo perdere. Allora, dicevamo, andiamo avanti. Ho fatto anche questa, very good. Mi dice, guarda che devo avere 16 di cose. Perfetto. Io, secondo il mio punto di vista modesto, se prendessi un hopper, e facessi tipo così, e buttassi dentro un po' di oak leaves, dovrebbero, avete vista? Io ti prendo, ti spacco la faccia, sappilo, io se ti prendo ti spacco faccia, io te lo qua lo dico, qua lo nego, ragazzi, se io lo prendo ti spacco la faccia, sto Mamma mia, mamma tua, mamma sua, ti spacco, cioè, devi fare, guarda, devi sperare che non resti qua per un secondo. Guarda come può. Allora, ragazzi, niente, ho provato a ammazzarla, non ce la faccio, vuol dire che l'ammazzerò più avanti, probabilmente, non so, magari è scappata, da un po' che non la vedo, ho portato i due sberloni, ma almeno come questi, però non la vedo, quindi vabbè, fa niente. Allora, ragazzi, devo fare 16 pezzi di dirt. Io ho messo il mio wooden hopper con sopra questo coso qua, così un minimo ben automatico. Ho visto che c'è la carry on, o l'ho usata io carry on, non mi ricordo. Però ho spostato il siepe e mi ha fatto esplodere il. Aia! Mi ha fatto esplodere la mesh. Quindi, boh, non vedetemi il perché, per come, quindi devo rifarmi la mesh, vabbè, non è un problema, ne abbiamo di possibilità di fare la mesh, quindi c'è la mesh, mettiamola qui, no, la mesh c'è, ah, è semplicemente buggato, ah, io pensavo non ci fosse la mesh, adesso si vede, bene, quindi ho sprecato, vabbè, intanto una mesh in più, schifo, non mi fa, sì, però zio, ho rotto le balle, perché in mezzo a i balotos si sposti, quindi mettiamo via questo, mettiamo via questo qua lo prendiamo, zingo, grazie mille, io ho ancora un croc, sì, prendiamoci un croc, così mi faccio un po' di saplinghini, very good. E allora vediamo un po' se qua più o meno ci siamo. Manca poco, manca poco. Mentre aspettiamo, io direi che mangio una mela.
Mangio una bella mela. Mela. Mangi una mela. Ok, perfetto. E manca veramente poco. Andiamo con il liberculo. Liberculo mi diceva, fare cosa qua? Finché non faccio questo non posso andare avanti. Va bene. Però posso fare il flopper ti fa con un walk barrel. Va bene. Allora, facciamoci un altro bel barellino. Quindi vai così. Vai così. Poi. Prendiamo un po' di queste, ci facciamo altre chest e ci facciamo un altro oppa, finito il legno grezzo, prendiamoci il legno grezzo, ok? E facciamoci un flopper, si chiama? Come quelli di, sì, come quelli di Fortnite. Allora, butta già questo, zan, 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 così. Un po' di libertà di movimento, un minimo. Prendiamoci questa, manca veramente poco. Quanto manca? Manca una. Dai ragazzi, manca una, insomma, facciamo. Nel frattempo, flopper cos'è? Place a flopper into the sea and the barrel underneath, sotto. You will fill the barrel with water. Grazie mille. Cosa me ne faccio? Attualmente non lo so, ma fa niente. Ok, allora, abbiamo fatto questa quest qua. Very good. Mi dice di fare, di prendere granito, diorite e andesite. Eccolo lì, avete visto? Guardatela. Adesso finisco tipo prendo. Terretti fermo. Dai! Adesso fermo un secondino. Cioè, veramente, la chiamerò la registrazione rovinata dalla mosca. Allora, ragazzi, facciamo così. Ci buttiamo questi 16 pezzi di dirt, li utilizziamo qua. Vediamo un po' se riesco a raggiungere il minimo necessario per aprire, per avere andesite, granite, diorite e stone. E poi ragazzi, per questa puntata qua ci salutiamo. Io ammazzo questa mosca appena. Io appena posso. Sappio che tu sei morta. Tu sei morta, sappio che tu sei morta. Ok, allora. Basalto. Va bene. Andesite. Granito. E stone. Oh yeah, abbiamo fatto un botto di quest. Ragazzi. Io farò un po' di grinding. Non vado avanti. Resto semplicemente in questa zona qua. Così continuo a farmi. Altre balle varie, non vado avanti, resto tranquillo. Vi ricordo di commentare se vi piace il video, iscriverti, attivare la campanellina. Di questo vi saluto e come al solito addio e grazie per la passione. Ciao ragazzi, buone vacanze!